Sì, oggi mi è arrivato il pacchetto Ecoverde. Per chi non lo sapesse, Ecoverde è un sito che vende solo prodotti naturali, vegani, eco-bio. E qualche giorno fa ho fatto un ordine, perché ormai è da un po' di anni che faccio ordini da questo sito e mi trovo abbastanza bene, e volevo un po' mostrarvi quello che ho preso, anche perché ho visto sotto la foto di Instagram, che avete visto su Instagram, che eravate abbastanza curiosi. Allora ho detto: vabbè, dai, facciamo questo video haul, magari vi piace, vi può piacere. Solitamente la spedizione è un po' lentina perché impiega più o meno una settimana per arrivare, rispetto magari ad altri siti che ci mettono davvero 2 giorni, tipo Neve Cosmetics ci mette davvero pochissimo. Questa qui ci impiega una settimana, invece questa volta ci è impiegato davvero poco, perché io ho fatto l'ordine venerdì sera, quindi nel mezzo ci sarebbe stato il weekend, sabato e domenica, in cui non lavorano. E invece loro già ieri, lunedì, mi hanno inviato l'email con scritto che il pacco era stato recapitato, era stato dato al corriere, ed oggi infatti è arrivato il corriere, che ho potuto scegliere tra UPS, se non sbaglio, e Bartolini. Ovviamente ho scelto Bartolini perché mi piace molto. È sempre, diciamo, puntuale. Il primo prodotto che ho preso e che non avevo mai provato è questo qui, della Biofficina Toscana, il siero viso riequilibrante per pelli reattive e delicate. Non avevo mai provato questo marchio, nemmeno questo prodotto. L'ho preso perché, tempo fa, se vi ricordate, avevo fatto un video in cui parlavo di un siero, diciamo, miracoloso della SkinCeuticals, che era un siero che idratava, leniva la pelle e al tempo stesso correggeva le imperfezioni. Infatti, da quando avevo utilizzato quel siero, non avevo più imperfezioni sulla pelle, la pelle era idratata, la leniva. Era veramente ottimo, solo che aveva un prezzo un po' sconsiderato, perché costava, se non sbaglio, sui 60 euro. E siccome, vabbè, era stato un periodo in cui avevo diversi brufoli, allora ho voluto optare per quella opzione ed effettivamente mi ha risolto il problema. Solo che adesso, da un po' di tempo, non so più cosa utilizzare, perché quel siero lo trovo un pochino costoso, vorrei utilizzare qualcos'altro, ma ogni crema che utilizzo mi fa fuoriuscire i brufoli, se è una crema idratante, anche se è leggerissima. Al contrario, se invece prendo una crema di quelle là, effetto matte, anti-imperfezioni, mi secca, mi disidrata da morire la pelle, me la sento tirare. Quindi davvero non sto utilizzando niente. Allora cercavo da un po' di tempo una sorta di siero simile a quello lì e ho voluto provare questo siero riequilibrante, sperando che, perché più o meno il principio è quello, andare un po' a lenire. E qua c'è scritto riequilibrare, quindi spero che vada un po' anche a correggere le imperfezioni, oltre che a idratare la pelle senza far fuoriuscire altri brufoli. Infatti, so che ne esistono anche altri di questi sieri, fatemi sapere cosa ne pensate, se li avete provati, quali e come vi siete trovati. Poi, sempre della stessa marca, ho voluto prendere un fluido corpo al peperoncino, sempre della Biofficina Toscana, perché stavo cercando in realtà una sorta di crema anticellulite, anche perché per il momento sto seguendo il workout di Kayla Itzines. Lo so che adesso direte: oh, la moda di tutte le youtubers, e vabbè, raga, da me la palestra costa 100 euro al mese, quindi ho deciso di fare palestra in casa, e quel programma sinceramente mi esorta in un certo modo a continuare, perché è un programma predefinito, che ha un inizio, ha una fine, ha dei giorni settimanali in cui lo devo fare, quindi mi abituo in qualche modo a continuare. Ovviamente lo sto facendo anche perché non sono una persona, diciamo, che non conosce lo sport, anche perché ho alle spalle un sacco di anni di agonismo, palestre varie, non mi sto buttando a fare palestra, a fare esercizi di ginnastica senza averli mai fatti in vita mia prima. Siccome volevo fare degli esercizi di ginnastica, ho deciso di comprare anche una crema anticellulite, solo che sul sito non ne trovavo, sinceramente, trovavo solo oli. E allora ho detto: boh, proviamo questa che c'è scritto che è tonificante. E ho preso la versione da 100 ml, perché quella più grande costa, da 250 costa un bel po' di più, quindi ho detto: prima di prendere quella più grande, vediamo questa qui come funziona, se è buona o no. Quindi, per prova, ho preso questa.
Poi, come ho già scritto su Facebook, praticamente ho convertito sia la mia amica che il mio fidanzato a comprare le coperte. Anche quando lavoravo in negozio, in una profumeria, ho convertito le mie colleghe a fare l'ordine cumulativo da coperte in modo da eliminare le spese di spedizione. E come vi ho detto, convinto anche il mio fidanzato, nel senso che stava cercando una crema idratante. E allora gli ho fatto già provare tempo fa questa qui di Lavera, la Men's Sensitive. E ho deciso di fargli utilizzare questa perché ho visto un sacco di recensioni su coperte di ragazzi che si erano trovati benissimo con questa crema, perché è idratante però non è comedogena, è leggerina. Questo devo dire che si è trovato benissimo, tanto che l'ha finita, solo che io ancora non avevo fatto l'ordine da coperte perché la mia amica doveva decidere cosa doveva prendersi, io dovevo decidere cosa dovevo prendermi, quindi ho aspettato un pochino. E nel frattempo cosa ha fatto? Si è comprato la Nivea. Io ho detto, ma hai buttato là del lavoro di una vita che ti dico di no, e ti sei comprato la Nivea che dentro la paraffina ti vengono i brufoli. E infatti mi ha detto che non si era trovato bene. Vabbè, comunque adesso io l'ho ripresa perché si trova benissimo con questa, quindi se magari i vostri fidanzati cercano qualche crema in particolare, vi consiglio questa qui perché è davvero buona, almeno si trova bene. Poi ho preso per me un balsamo labbra, questo è il Crazy Rumors, nel sapore, diciamo, mocha. Secondo me è uno dei balsami labbra migliori in commercio, è fantastico. Beh, a parte che ci sono 10.000 profumazioni, ma veramente la composizione è molto idratante, tanto che quando ho preso quello al pistacchio, il primo in assoluto, me lo rubò, diciamo, il mio fidanzato, perché gli era piaciuto tantissimo e se lo tenne lui. E quindi l'ho ripreso perché so che è davvero eccezionale questa marca per balsami per le labbra. Poi per me, sempre per me ovviamente, ho preso una crema per il corpo. Come sapete, io adoro le creme per il corpo Lavera perché costano poco, 7 euro, e sono veramente idratanti, non ci sono dentro schifezze, non ci sono dentro siliconi, idratano davvero. E ho voluto provare questa qui che è al pompelmo rosa, forse mi sa che è al pompelmo rosa, solo che è scritto tutto in tedesco, non capisco niente, vabbè, perché è un pochino più estiva, quindi magari rinfrescante. Pensavo che adesso che si avvicina la bella stagione andasse meglio. Vi farò sapere com'è, perché l'odore è un po' agrumato. Vi farò sapere comunque com'è, perché io ho provato quella al cioccolato, al limone, insomma ne ho provato 10.000 e mi sono trovata con tutte più o meno bene, alcuni gradavano di più, altri di meno. Vedremo questa. Poi, sempre della Lavera, ho preso una crema mani, che anche questo è una novità, non l'avevo mai presa, ed è questa qui, Bio Cranberry. Non l'ho mai presa in realtà, è la prima volta che la prendo, perché prima ne utilizzavo un'altra che adesso vi faccio vedere, che ha preso la mia amica. Prima invece ho utilizzato per parecchio tempo questa della Dr. Scheller alla calendula, tanto che alla mia amica è piaciuta così tanto che ha deciso di acquistarne 3 confezioni. Questa sembra quasi una pomata, è molto molto densa, molto consistente, molto burrosa, da utilizzare soprattutto secondo me d'inverno e la notte. Però non lo so, a lei è piaciuta tantissimo, anche io mi trovavo bene, però c'era sempre qualcosa in questa crema che non mi convinceva molto, quindi adesso ho voluto cambiare e provare quella lì della Lavera. Poi, per quanto riguarda quello che ho preso io, ho finito. Lei ha deciso invece di prendere l'olio di jojoba, gli ha preso questo della Peyron. Poi, nel pacchetto, nell'ordine, c'era anche questo sapone intimo alla malva, lichene e tea tree oil, che deve essere secondo me molto buono per contrastare le infezioni, tutte le noie femminili, diciamo, in qualche modo, perché comunque queste cose al tea tree oil secondo me sono fantastiche. Poi abbiamo preso anche questa soluzione al tea tree oil, che dovrebbe diciamo svolgere le stesse più o meno funzioni del tea tree oil, dell'olio essenziale, solo che mi sta sotto forma un po' più acquosa,
non so bene perché questo non l'ho preso io. E poi in ultimo ha preso sempre la mia amica l'arnica, unguento vegetale della Tea Natura. Anche questa marca io non l'avevo mai provato. E qua c'è scritto che è un prodotto versatile, indicato per lenire artriti, reumatismi, dolori articolari, contusioni, traumi, distorsioni. Mi hanno dato anche uno sconto di 10 euro da utilizzare su Zalando, non so come mai, forse hanno una specie di convenzione. E poi avevo richiesto nello spazio che compare alla fine dell'ordine dei campioncini, me ne hanno dati solo 3. Anzi, di solito non me ne mandano mai, mi sa che bisogna per forza sempre richiederli. Comunque uno è un gel detergente delicato con olio d'oliva bio toscano per corpo e capelli della Bioficina Toscana, e poi due creme giorni anti-age che non utilizzerò perché mi sa che non è il mio caso, magari do a mia madre. E niente, effettivamente per un ordine di 85 euro potrebbero mettere qualche campioncino in più. Però effettivamente... Vabbè, e questo è il mio video haul. Fatemi sapere nei commenti se avete provato qualcosa, come vi siete trovati, o se avete qualche prodotto da consigliarmi per me. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!